per far panchina. Allora, vi posso leggere un po' di messaggi? Avanti. Mimì dice, ma Rivera non esordì a 17 anni? Ecco, chi sì, è? Ma negli ecco, anni 70. Ecco, e poi Rivera. Era Rivera. Rivera. Uno, Rivera. Rivera. Allora, Rivera. Rivera adesso ne ha 63, ma ecco, farebbe... No, no, ma non lo so è quello il abbia. Concetto che fosse Rivera o meno. Questo è lo spirito Granata. Noi stiamo parlando di un giocatore che, come ci ha detto lui, autorevolissimo, Longo ha parlato di Diop in maniera... Ce lo dobbiamo tenere e farcelo crescere, e crescercelo. E dobbiamo anche farlo mettere... Vedi, Silvia, fammi leggere qualche messaggio. Fammi leggere due o tre messaggi, che c'è già chi vince il primo premio per il primo messaggio super dell'anno. Allora, c'è Enrico da Vercelli che dice finalmente derby, Silvia prepari i bastoni, e non so che cosa si riferisca. C'è Pino che ci saluta con affetto, ci abbraccia tutti, un bacio alla mia Silvia, e tanti saluti a Pino. E poi c'è Aldo da Cirié che vince il premio, primo premio per il momento, abbiamo iniziato solo da un quarto d'ora, abbiamo tutto l'anno davanti, però devo dire che Aldo da Cirié è super perché dice Caceres sembra il barista del Dottor Sachs. Io non conosco il barista del Dottor Sachs, però a questo punto proviamolo, magari sì, è un buon terzino. È più buono con le mani che coi piedi, quindi. Prima hai detto che assomiglia a te, mi sembra che assomigli più a me, diciamo, come fisico. Ma smettila. È stato troppo buono. Allora, che cosa stavamo dicendo? Eh no, e tentavo di spiegare a Silvia. Oh, il prof, che Silvia. No, no, questo mi serve, Fallo parlare. Scusa, che l'ultimo giovane attaccante che il Torino ha lanciato in prima squadra è quel signore che è lì in piedi, ed è Paolino Pulici, perché nemmeno Bobo Vieri è partito dal Torino da attaccante, ha fatto un paio di partite e poi dopo è rimasto dietro. E parliamo di un Vieri che nella primavera aveva due stagioni da titolare, mentre Diop è arrivato l'anno scorso a giocare questa primavera. A mio avviso questo è un giocatore che ha bisogno di farsi, andando via. Tu rischi di bruciarlo. Un giocatore facendolo... che deve farsi, diciamo, traduciamo. È un giocatore che deve andare sui campi di B. Attenzione, o sui campi di Lega Pro. Questa era carina, però. Sì. Questa era molto bella. Sui campi di B o sui campi di Lega Pro a provare a fare il professionista. Il prof mentre è così concentrato. Arriverebbe a fare il quinto eventuale attaccante, senza quasi nessuna possibilità di giocare. Allora, ragazzi. Ma è un mondo che cambia, bisogna spiegarlo. A spiegarglielo al professore. Prof. Sì, sì, è un mondo che cambia. Che mondo sta cambiando, che cambia, ma questo cambiato, non sa ancora che cosa significa fare il giocatore. Come dice il nostro amico, che non so come si chiami, ma adesso ve lo dico anche, dice con tutto il rispetto per l'opinione di Silvia abbiamo bisogno di qualcuno che la butti dentro, se no la salvezza la vediamo col cannocchiale, il messaggio di Piero. Silvia, andiamo con il primo pensierino di Frediano Boggio. Molto volentieri! Da quale vuoi partire? Ne abbiamo due questa sera. Da quale vuoi partire? Non da quello, da quello sotto io partirei. No, 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 io mi riallaccio esattamente. Si riallaccia? Allora aspetta, diamo la sigletta. Fa sempre di testa sua. Sì, sempre. Poi ci sono due glielo possibilità. Glielo leggo io, tu quello dici, sotto. Io darei questo, attacchete che parte subito dall'altro. E vabbè, abbiamo la sigletta però. E vai! Ma poi ti alzi in piedi. No, che no, dai, no, dai la craniata. No, no, no. Sigletta. Chissà che cosa ha proposto come primo pensiero del nuovo anno. Però posso mettermi in un'altra posizione. Dai, dai, no, no, hai tirato giù la gonna, non vale così. Così. Come devo stare? Dai! Sì. Dove? Così, via. Ma questo dai! Questo è il pensierino per Frediano Boggio. Ma si vede come mi sono messa? Ma se chi non se ne sono frega? Messa male, fa male anche il ginocchio. Purtroppo per voi, anche quest'anno dovrete sopportarmi, perché proprio come Bianchi, nessun altro mi ha voluto. Fantastico, fantastico. Grazie Frediano. Sì, perché magari non capisco. Non l'hai capito, Silvia? No, difatti ha bisogno. Aspetta, adesso lo rileggo. Perché di solito... Purtroppo per voi anche quest'anno dovrete sopportarmi, ma non è riferito a me, perché proprio come Bianchi nessun altro mi ha voluto, Frediano Boggio. Ah, Alessandro, ma è così? Alessandro, è così? Bianchi non l'ha voluto nessuno? Ma no, non è vero, non è vero. Qualcuno che lo voleva c'era, oltre che tanti che lo vogliono qua. Negli scorsi giorni, 48 ore fa, c'è stata un'offerta vera e propria, è venuta una persona dalla Spagna, precisamente dal Getafe, a dire dell'interessamento di questa società che l'ha visto in amichevole quest'estate, l'ha valutato bene, ha detto boh, è in scadenza, se proprio non vi serve noi lo prendiamo volentieri,
E oggi pomeriggio c'è stato anche un sondaggio vero della Fiorentina, che stamattina ci ha provato con Orbon e oggi pomeriggio con Bianchi. Ci ha provato sapendo che sarebbe stato quasi impossibile in entrambi i casi. Però comunque una... Insomma, no. Fiorentina c'ha problemi agli Aic, che non si sa se lo vogliono o no, e quindi ci provano. Esatto, esatto, ci hanno provato. La prima mail dell'anno è di Fabrizio da Venaria, che dicevo: volevo essere il primo fra le mail e battere anche Pino al telefono. Chissà, beh, ci sei riuscito, direi. Quindi, insomma, no, Pino ha già scritto. Scusate. Ha scritto, ma al telefono non ha chiamato, per cui insomma, anche perché abbiamo probabilmente i telefoni chiusi questa sera, proprio perché abbiamo poco tempo. Alessandro, quindi domani che cosa ti aspetti? Poi allora, ti salutiamo e ti lasciamo andare perché è stata una giornata lunga. Lunga, sì, abbastanza. Allora, domani mi aspetto che per Barreto si trovi un po' la quadratura del cerchio. Bisogna capire se lo sforzo economico che richiede l'Udinese sia però degno di essere effettivamente accontentato, perché comunque i friulani chiedono ancora parecchio. Il prestito l'hanno rifiutato e in più su Barreto pende la scure della giustizia sportiva, quindi nello stesso fascicolo che riguarderà anche Gazza e Gillet, dico sì, bene? Esatto, esatto. In quello della... Ecco perché parlavamo anche del portiere prima. Sì, 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 esatto. Invece da quel punto di vista lì non ci si muove. Per quanto riguarda invece Pasquale, dipende tutto da Cairo, perché Cairo su questa trattativa ha detto Fasumi, Petrachi si è tolto, diciamo, dai piedi. Desilato. Per quanto riguarda la questione del terzino, bisognerà sborsare almeno 1,5 milioni per la comproprietà di Pasquale. Sarà a Cairo decidere se sganciarlo o meno. Se tu dovessi scommettere un euro, domani alle 7, il Torino chi avrà? Io penso che avrà un attaccante, probabilmente Barreto, ma non ci scommetterei più di un euro. E forse un terzino sinistro. È rotto Barreto. Quindi 50 centesimi no, su Barreto. No. È rotto? No, non dovrebbe essere rotto. Ho avuto un piccolo infortunio. È malato? No, è indagato. È indagato, sì. Allora vieni. Vabbè. Ma che cattivi che siete, ragazzi. Alessandro, grazie mille. Grazie a voi. Ti aspettiamo poi per quando davvero si sarà online toro.it. Vi aspettiamo. Saluto a tutti i ragazzi, state facendo un gran lavoro. Lo farò, grazie anche a voi. Su Facebook. Buona serata, grazie. Ciao, ciao. Salutiamo dunque Alessandro Salvatico. E io in questo cambio chiamerei il prof per l'angolo del prof. Silvia, sei contenta? Moltissimo. Ecco, vi passate il testimone e allora, mentre saluta Alessandro, viene il prof che è rimasto bloccato dal... Eccolo qui, eccolo qua. Ecco, andiamo con... Posso chiamare una persona qua a tenermi compagnia? Chiama. Chi vuoi chiamare? Punto G! Eccolo il punto G, eccolo qua. Allora, andiamo allora con la sigletta dell'angolo del prof. Buonasera al punto buonasera, G, buonasera a Carlo Gemelli, Carlo. Ormai per noi è il punto G, ormai è il punto G, poi quest'estate siete calda. Però posso dire una cosa, tanto caldo tanto quest'estate. Mettete a posto lì in tre quarti d'ora, posso dire una cosa, sì. Ma come mai non abbiamo ancora nominato, cioè quello che sta per diventare l'idolo di tutti i tifosi del Toro? Cerci! Larry di Valmontone. Ma poi andiamo a vederlo, certo. Sì, ma è la cosa più importante. Certo, che ha messo... la cosa più importante. Vabbè, a me mi piace tanto, ma come sì? No? Sì, no, per carità, se ti piace poi tanto. Poi sai che nella terra dei ciechi chi ha un occhio solo è se il re. Se a te ti piace tanto, ascolta, nella terra di... dei ciechi chi ha un occhio solo è il re. Se vuoi te lo dico anche in portoghese. No, non è necessario. No, io lo so. Ti garantisco. Allora, chissà, abbiamo la sigletta dell'angolo del prof? No, ma il mio... No. Un attimo, però devo dire subito una cosa, sì. Che il mio idolo ma hai già quest'anno scarabocchiato tutta la è Meggiolini. Hai già scarabocchiato tutta la panchina? Sì. Sì, molto bene. Allora, andiamo, prof. Sì, c'è la sigletta? Non c'è sigletta. Allora, sì, però... c'è la sigletta! Abbiamo la sigletta. Ora l'aspettiamo. A suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction, whether you're solo or son. Allora, diamo un'occhiata agli highlights della partita col Siena. Vediamoli. Giusto per vedere com'è andata, con Ventura piuttosto titubante. La prima azione del Toro, la verticalizzazione di Darmian, entra Meggiorini, gira la palla al buio per Bianchi. Questa è una delle occasioni più importanti della partita, che dimostra che partita è stata. Però il Toro almeno all'inizio attacca, due uomini con Vives alle spalle, il pallone che filtra per Meggiorini, cerca una rovesciata impossibile, colpisce anche male il pallone che termina piuttosto alto. Poi c'è la replica del Siena che attacca sulla destra, si fa vedere al centro con Bogdani, il colpo di testa in anticipo sulla chiusura di Darmian, la palla è però larga, non impensierisce Gillet.
attacca ancora il Siena, sempre sullo stesso versante, questa volta prova con il cross basso, fa buona guardia Glick all'interno dell'area di rigore e spazza in fallo laterale, in calcio d'angolo, sempre su Bogdani. Si arrabbia Cosmi perché i suoi non incrociano e fa tutto invece molto bene Bianchi, questa la possiamo rivedere anche a rallentatore perché dalle immagini poi da dietro si vede bene come il pallone venga deviato e sia bravissimo Pegolo a correggere la sua parata e andare a effettivamente in deviazione. L'occasione più grossa quindi ce l'ha il Torino, in apertura di ripresa prova Calaiò, la sua deviazione non trova la porta, era comunque molto vicino all'azione, anche Glick era riuscito a mettere molta pressione a Calaiò, un gol che sarebbe stato difficile. Prova il Toro con Stevanovic da destra, poi ancora il cross per Bianchi, il colpo di testa con la palla che termina fuori, e rivediamo anche questa perché sembra un gol sbagliato alla stragrande, in realtà invece lo possiamo vedere, Bianchi è leggermente più avanti rispetto al pallone, deve torcersi e correggere la posizione, pallone che termina poi sul fondo, quindi non era facile questo colpo di testa da parte dell'attaccante. C'è l'ingresso in campo da parte di Santana e arriva l'occasione più grossa con la traversa su calcio di punizione da parte di D'Agostino, leggermente in ritardo Gille che comunque a mio avviso avrebbe coperto la porta, la palla colpisce la traversa, fosse stata un po' più bassa avrebbe potuto trovare la mano del portiere. Ci prova ancora in attacco il Siena senza particolari problemi, la partita volge al termine, ancora il Torino che attacca sulla destra, c'è il dribbling da parte di Santana che poi scarica al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Meggiorini a incrociare con pallone che termina sul fondo. È stanco Ventura, no, anche probabilmente problemi alla schiena, questo problema alla vertebra che certamente lo infastidisce non poco. In conclusione io direi una partita da 0-0 giusta, le cose migliori alla fine le ha fatte il Toro, compresa questa conclusione di Meggiorini che non trova la porta e termina sul fondo. Non chiedo a Silvia se si è divertita perché la sua faccia è più che parla più che chiaro. Carlo, ti sei divertito? Con sì, con sa. Silvia? Allora, devo essere sincera, non abbiamo perso. Abbi pazienza, ma in questo momento è pochissimo, ma è già tanta roba. Ci fermiamo qua e torniamo subito dopo la pubblicità. Posso solo lanciare questa cosa così magari i nostri telespettatori possono approfittare e scriverci le mail. Io vorrei sapere da loro e da voi se avete già individuato tre squadre più scarse del Toro. Ecco, questo mi interessa molto e poi noi abbiamo anche i top, i flop e i voti di Eros, che probabilmente è ancora in vacanza, ma noi non sapendolo l'abbiamo citato lo stesso. Ci fermiamo per la pubblicità, pochi secondi, poi prof, se hai voglia di rivedere qualcosa, noi siamo qua. Fermiamoci.